È stata una partita che abbiamo forse sottovalutato e l'atteggiamento iniziale non era dei migliori. Lo testimoniano le numerose palle recuperate dal Pescara, tantissime, le nostre parate, le nostre ribattute, le mezze palle erano tutte quante di loro. E seconda cosa, dovevamo essere più profondi, più incisivi su Pieragostino perché ha tenuto in piedi il primo tempo. Poi chiaramente senza di lui è andato molto meglio, e ci siamo un po' sciolti e quindi è venuta fuori la differenza, però abbiamo buttato via un tempo così. In settimana anche c'è stato qualche problemino anche di salute, abbiamo visto Manolevic che ha giocato di meno rispetto al solito, quanto ha influito sulla prestazione? Ma innanzitutto Cristian Manojlovic è molto importante per noi, attacco e difesa, gioco veloce, lui è un giocatore completo, quindi si è vista la sua assenza nelle prime fasi della partita. A dire la verità sono 15 giorni che chi uno poi l'altro, tutti sono stati malati con l'influenza. Però è pure vero che siamo contenti perché abbiamo fatto negli ultimi 3 allenamenti, siamo stati 14, abbiamo potuto giocare a tutto campo, erano troppi allenamenti che facevamo in 10, in 11 causa infortuni e influenza, e quindi io direi sono ottimista perché da qui in avanti si può lavorare ancora meglio. Fondamentalmente a noi serviva la prestazione, più che i punti, perché sapevamo che sarebbe stato difficile, abbiamo la panchina cortissima, tanti troppi infortunati, abbiamo giocato contro una squadra che è super in forma, poi sono bravi, allenati e tutto quanto, quindi di certo non era questo il nostro banco di prova, ma volevamo una prestazione e l'abbiamo ottenuta. Il primo tempo è stato buono, poi purtroppo qualche giocatore di troppo non ce l'ha fatta a rientrare al secondo tempo, e quindi, però insomma, ripeto, c'è del buono da tirare fuori da questa partita, questo è quello che conta fondamentalmente. Il finale di campionato sarà incandescente, ci sono diversi scontri diretti, tra cui quello contro Casalgrande. È lì che si giocherà la retrocessione? Ma noi ce la giochiamo con tutte e tre, Chiaravalle, Casalgrande e anche Ambra. Saranno 3 partite da dentro fuori, quindi non possiamo permetterci più di sbagliare. Abbiamo sbagliato troppe partite che erano la nostra portata, però insomma, storia passata. Adesso conta il presente, faremo di tutto. Porteremo a casa il risultato, insomma. Il clima nella squadra è molto bello, siamo tutti molto amici tra di noi, c'è competizione e si è creato un bel legame tra di noi. Come detto, finalmente stiamo tornando un po' tutti, ritornati da Marco con il suo infortunio lungo e da il capitano che è tornato. Belli, cioè siamo un bel gruppo. Ultima fase del campionato, non avete nulla da chiedere alla classifica, non fate classifica, anche se adesso con questa vittoria vi state avvicinando ai piani alti. È uno stimolo anche per voi? Per noi è uno stimolo importante perché comunque è una partita e bisogna vincere per l'emozione di vincere. E ormai, cioè, noi non contiamo molto nella classifica, ma comunque daremo da fior da torcere a tutti perché siamo ragazzi, vogliamo migliorare noi stessi e ci dobbiamo preparare anche in vista degli europei ad agosto.